Non succede, ma se succede, io vi taglio il... ragazzi, cosa sta succedendo? Bobby Firmino per... Mi viene quasi da piangere. Bobby Firmino per Adrien Rabiot. Sì. È uscito questo possibile scambio. Ciao. Ciao ragazzi, bentornati in questo bellissimo video. Intanto vi invito a iscrivervi al canale. E attivare la campanella bella. Ma cosa devo dire? Cosa devo dire, ragazzi, per uno scambio possibile tra Bobby Firmino e Adrien Rabiot? Viene da piangere solo a pensarci. Perché, ragazzi, allora vi spiego la situazione. La Juve vuole cedere Rabiot, è una cosa reciproca, anche lui ha chiesto di andare via, per fortuna. E ci sarebbe, cioè la prima mi piace tanto, c'è uscita la possibilità del PSG, magari scambio Ken per Icardi, era uscita anche questa, e poi Paredes per Rabiot, che piace tanto ancora al PSG e vorrebbe un suo ritorno. Ma comunque sta uscendo questa indiscrezione che, allora, piace tanto il Premier League, piace al Newcastle, piace al Chelsea, il cartellino ragazzi è anche basso, cioè 15 milioni, però sembra che non voglia prendersene nessuno. E la Juve allora arriva in genio. Hanno chiesto lo scambio. Rabiot per Keita. E non hanno chiuso le porte. Cioè, io gli avrei sputato in faccia se mi avessero chiesto Keita per Adrien Rabiot. Poi io sono certa, ragazzi, che Rabiot, se va in Premier League, diventa Gesù. Però comunque io, ora come ora, gli avrei chiuso in faccia. E c'è questa ipotesi di scambio. Rabiot. Bobby Firmino, non illudiamoci ragazzi. Se fosse così, porterò Rabiot in braccio al Liverpool. Lo porto io a piedi in braccio dalla Sardegna, quindi devo anche attraversare tutto il mare, oltre che il mare tra Francia e l'Inghilterra. Lo porto due volte, cioè andiamo da qua ragazzi. Dalla Sardegna andiamo in Liguria a Genova, poi ci facciamo tutta la Francia a piedi, Francia, Germania, fate quello che volete. Arriviamo al confine, attraversiamo, proprio nuoto io con Rabiot in spalla, arriviamo alla terra e ci incamminiamo verso Liverpool. Tutto in una giornata, eh? Cioè, tutto in una giornata, basta che Rabiot magari non si metta a peso morto sulle mie spalle. E Rabiot, ragazzi, cioè, seriamente valutano Firmino 15 milioni. Ma seriamente, se fosse così, ragazzi, sarebbe uno scambio che accontenterebbe tanto la Juve, perché vuole liberarsi dello stipendio di Rabiot, che è di 7 milioni. Bobby Firmino magari è anche disposto ad abbassarselo, magari 5 e mezzo, 5 potrebbe essere il suo prossimo ingaggio. Non so quanto prenda adesso, ma vedendo quanto ha giocato potrebbe abbassarselo. E c'è questo spiraglio che, ragazzi, si possa abbassare l'ingaggio. Rabiot, ci liberiamo i 7 milioni inutili di un giocatore inutile. Se ci liberasse, cioè, ma possiamo anche fare una trattativa con Liverpool che diamo anche un Ramsey in omaggio. Cioè, se lo accettano è un regalino, un pensiero, un Ramsey in omaggio a Liverpool. Basta che poi, cioè, non in prestito, è a titolo definitivo. Facciamo uno scambio. Ramsey per Keita, no scherzo, Rabiot e Ramsey per Bobby Firmino. Certo, a noi serve ancora la punta, serve ancora il centrocampista, però già siamo messi bene. Perché poi Bobby Firmino io penso che nella Juventus possa anche accettare di fare il panchinaro. Cioè non è che fa proprio il panchinaro, ma entra tipo al 65esimo, magari stati messi male, mettiamo il 4-4-2 o il 4-2-4, molto offensivo. E ci spingiamo per fare il gol. Si può fare anche così. Bobby Firmino, secondo me, accetterebbe perché quest'anno ha giocato meno di 1000 minuti. Ha giocato veramente pochissimo. Bobby Firmino. E Bobby Firmino è un giocatore che merita veramente tantissimo. È un giocatore a cui io sono affezionato. Mi piace tanto. Il tridente ce lo ricordiamo, quello di Mané, Firmino e Salah. Che tridente della Madonna, se permette. Della Madonna. E purtroppo, ragazzi, da un po' di anni
Da quando è arrivato Diogo Jota è diventato più Diogo Jota, Mané di Firmino, purtroppo, ma comunque io Firmino lo accetterei subito. Ci serve un profilo alla Morata, perché lui è abbastanza alla Morata, forse leggermente più offensivo Alvaro, però comunque la capacità di gol c'era anche ovviamente Firmino, solo che no, non ha solamente la capacità di gol, ma ha anche la capacità dell'assist man. Io vedo in Morata e Firmino giocatori molto simili, con Firmino che è leggermente più, come si può dire, più trequartista rispetto a Morata, perché inizialmente all'Hoffenheim Firmino non era una punta o seconda punta, ma era più un trequartista, e se tanti dicono seconda punta e trequartista sono la stessa cosa. In parte gli do ragione, ma la seconda punta è quella che deve dare per forza la palla, mentre invece all'attaccante, mentre invece trequartista è più quella che la gestisce, che sì, dà la palla, ma la gestisce di più e sta proprio a tre quarti avversaria, quindi praticamente nell'area di rigore, o quasi, cioè un po' più dietro rispetto all'area di rigore. Comunque, Bobby Firmino sarebbe l'acquisto, il mix perfetto tra offensività e tra giocatore super offensivo, ma anche più non offensivo, cioè anche più trequartista, barra seconda punta, che è la cosa che manca tanto alla Juventus. Comunque, se dovesse arrivare Bobby Firmino sarebbe un acquisto da 8-9. Se in questo scambio, magari anche aggiungendoci 5-10 milioni, sarebbe comunque uno scambio pazzesco. Poi se voglio anche Ramsey in omaggio, io penso, ragazzi, che seriamente Agnelli abbia proposto alla proprietà del Liverpool Ramsey in omaggio. Ne sono quasi certo. Se lo vogliono, io, ragazzi, io porto pure io Ramsey. Cioè, Rabiot in una squadra in questa e Ramsey dell'altra. Poi penso che Rabiot pesi un po' di più, quindi lo metto proprio sulla mia spalla destra, così almeno è più forte. E Ramsey va sulla spalla sinistra. Poi se affoga Ramsey fa niente. Ovviamente sto scherzando, Ramsey prima io, anche quando è arrivato Allegri, volevo che rimanesse, invece no, poi alla fine mi sono ricreduto, mi sono rotto il cazzo. Comunque, questa ragazzi è la trattativa, Keita, Firmino e tutta quella roba. Io ragazzi vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video. Che sta succedendo?